Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Voice della Vulture di Ammon. Deluxe Edition di An Ape Escape, che ricorderete è uscito quest'anno, l'ho anche reactato, trovate il link in descrizione nel caso in cui l'aveste perso. Uno dei progetti secondo me più freschi del 2021 in Italia, è uscita la sua repack, che poi è praticamente un altro album visto che sono 10 tracce, quindi direi che possiamo benissimo partire dalla prima canzone, intro. Ok. 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 Intro cattiva, produzione di Kid Sub, 1 minuto e 30 di canzone. Giusto così per iniziare l'album, con quelle vibes a cui già ci ha abituato per tutto An Ape Escape. Flow molto americani, la lingua è un mix tra tutto davvero e spacca così. Io direi che possiamo andare avanti con la seconda canzone, che è XXL Freshman 2021. Oddio, ha ripreso il beat, incredibile. Mamma mia, si capisce un cazzo incredibile. Oh, senti che flow. Mamma mia. Ok. Incredibile, avrò capito tre parole di questa canzone. Assurdo. Comunque, bellissima l'idea di riprendere il sample o comunque campionare il beat dell'XXL Freshman 2016, edizione secondo me più epica di sempre. Ci ha praticamente costruito sopra il beat Kid Sub, che secondo me è stato pure molto bravo a farlo. Ammon ci ha rappato sopra, veramente ha preso mille flow diversi, ho perso il conto. Io direi andiamo avanti con la terza canzone, International, featuring Astro Centauri e copro di Kid Sub e Moz. Niggas been shooting shit. Okay. Non siamo king, no. Black, non sono un pezzi. Sto sulla win, sopra la gloria, sono i miliardi. Clean down to me, questi negri desser. Ok. Goga bianca, yes sir. Negro siamo international. Le dico gogheri per la Chanel, perché siamo i più freschi a farlo. Una borsa di Fendi. Le dico gogheri per la Chanel, siamo belli black era international. Oh. Ok, aggiunta alla playlist, questa mi ha veramente sorpreso, mi è piaciuta tantissimo. Bellissima l'idea del beat tipo spaccato a metà, perché quando rap Ammon segue un po' più la sua wave, mentre quando parte Astro diventa un po' più drill. Astro ha spaccato, veramente la sua strofa mi è piaciuta molto, l'ho preferito ad Ammon sinceramente. Boh, sono sorpreso perché non me l'aspettavo. Bella davvero questa. Passiamo con la numero 4, Love Scared. Lei vuole stare con me perché sono una bianca. Tieni bitch, surfi, mamma sono del Southside. Bust down, dimmi love scared. Yeah. Yeah. Bella questa, oh. Valentino è la mia person. Love Scared, ci sto dentro al taglio. Come ogni mio fratello che ho fottuto con lo peso. Roba tipo un grammo mai. Venduto il dentro. Bella, oh. Bella. Mamma mia che hit. Mamma mia. Bellissima anche questa, davvero mi ha sorpreso anche in questo caso, vibes totalmente diverse, e sarà forse anche per questo che l'ho apprezzata tanto, perché non siamo molto abituati ad ascoltare Ammon su queste sonorità e invece ci sta un botto bene. Complimenti anche a Kid Sub e Young Kid, bellissimo beat. E qua vi dico che ci avrei visto anche Deathboy M, secondo me stava in pieno mood, anche se lui sta dopo nella traccia Lame Talk. Noi continuiamo con la quinta, Cake featuring Simo Gigi. Sembra il beat di beatbox. Okay. Mamma mia.
bad, overtraining, no bad, zizzo, for rap. Giovane Simo, Enzo Ferrari, rosso coupe 6-0 cavalli, okay. 1-2-3 cammino conto passi, dalla terrazza vedo San Pietro, occhi dietro spie stanno dietro, Roma Bisignano neanche ti vedo, che dice il tuo amico sento che abla troppo, lo ascolto poco sto pensando ai moni, facciamo un conamon, qui tutto sta quadrando, fresh frozen sto quadrato. Pure questa è esplosiva, veramente, guardate queste 5 tracce, vi direi quasi anche che sovrastano completamente Nape Escape, che comunque è un progetto di Cristo, ma qua è proprio un altro livello, cioè sto notando proprio un blow up assurdo, poi fatto in pochi mesi. Anche Simo Gigi mi è piaciuto molto, ho visto che c'era qualcosa sotto, infatti me lo immaginavo di trovarlo, però non ero sicuro, e vederlo comunque in questo album mi rende contento. Il suo mood è un po' diverso da quello di Ammon, che come ho detto anche nella reaction mi ha ricordato molto beatbox di Spodem Gadem, o comunque quello stile lì, anche in generale proprio tutta la produzione. La prossima è Butcher, che abbiamo già ascoltato, vi lascio in descrizione il link, tra l'altro la beccate anche la reaction a Tony2M, è una altra chicca Fiamma Gang, quindi vi consiglio di cliccarlo. Andiamo con Lamb Talk featuring appunto That Boy Ham. Mamma, senti che sound. Ok, bello. Ok, questi due secondo me sono micidiali come coppia, sono anche molto simili a livello di flow, a livello di stile proprio, entrambi con questa pronuncia molto americana fanno solo danni, cioè l'hanno dimostrato con Bisignano Wild Dogs, che al contrario di questa è una traccia completamente hard, questa sicuramente è più chill, simile forse per certi aspetti a Love Scare, ma questa è un po' più introspettiva, quella forse un po' più love. Hanno spaccato comunque insieme, niente da dire, veramente una hit. Passiamo alla prossima. Sex. Oh, sono stranito. Oh, è Fully Loaded. Ok, ma pauroso. Questa canzone vi stavo anche per dire, mi dà un po' di filler, non perché non mi sia piaciuta, anzi pure questa è spaventosa, ma perché col mood dell'album non l'ho vista particolarmente coerente, anche se ripeto è figa, ma solamente la seconda parte in cui riprende il flow di Future in King's Dead, che a sua volta riprende quello dei 36 Mafia. Mazza che hit paurosa, cioè quella parte sono andato proprio completamente ritardato. Veramente assurdo questo album fino a mo. Passiamo con la prossima, che è Walking. Ma senti sto beat. Oh, ok. Dite che beat. Sta trombetta assurda. Si capisce un cazzo. Record, record. Non ne ho capita una. Una di numero. Non ho capito un cazzo. Però è comunque una hit. Perché dico così? Perché io, ascoltatore di rap americano, che già di base, in realtà i testi sono arrivato anche a comprenderli pure senza leggerli, però non capisco ovviamente tutto, ma mi concentro molto sul sound. E penso che chiunque ascolta tanto rap americano, per forza di cose, gli piaccia per forza Ammon, perché ha quel tipo proprio di flow e di approccio alla musica lì. Però mi rendo anche conto se poi un ascoltatore di rap italiano, che magari al contrario vuole comprendere un testo, dice no, questa roba è inascoltabile. Stop the cap.
Comunque, bel beat anche a sto giro. Veramente l'album è prodotto molto bene. C'è sta trombetta che è pazzesca e clamorosa. Non so neanche se è una trombetta. Comunque, coprod di Kid Sub e The Late. Passiamo all'ultima. È già uscito un video. L'ho già ascoltata. La riascoltiamo in live perché non l'ho mai reactata. Toe Talk parte 2 featuring Glason. Proprio per concludere in bellezza. Mamma mia. Negro sto solo con i miei blot e non cambio mai. Ma show. Sono stato nel trench fino a quando ho detto basta perché ce la faccio. Dire per le canard al centro di Milano vedono decine. Qua rip mille rapper. Le bastante qua Glason. Oh. Datemi un attimo, devo contare le canzoni che aggiungerò alla playlist. 5 su 10, la metà. Ripeto, è uscito un video, andatelo a vedere perché spacca, merita tantissimo, è fatto super bene. La canzone è una hit devastante, se è quelli Tough Talk che è l'intro di An Ape Escape. Questa invece è l'outro di Voice della Future, la sua deluxe. Qui dentro c'è una delle strofe più potenti di Glason, secondo me. Ha veramente spaccato l'universo. Entrambi chiaramente sono stati bravi, bello pure il beat. Basta, ho fatto troppi bocchini a questo album e basta. È bello, raga. È bellissimo, è più bello di An Ape Escape. Ve lo dico così, sono emozionato. È più bello di An Ape Escape. Sono rimasto davvero sorpreso, sono un botto contento. La crescita di questi ragazzi veramente diventa più grande di giorno in giorno. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, se l'album vi è piaciuto, la vostra traccia preferita, cosa ne pensate, lo preferite ad An Ape Escape. Tutto questo qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat. Mazza.